Eccomi qui, sono a Milano, lo vedete alle mie spalle, il Duomo in tutto il suo splendore. Intanto sono pronta per farvi vivere un'atmosfera magica, o meglio l'aria che si respira durante la settimana di Milano Fashion Week, un appuntamento internazionale e molto importante per il fashion system. Inizia il nostro viaggio. Il bello è che ogni angolo della città parla di moda, parla di glamour, dalle installazioni fotografiche agli shooting fotografici nei palazzi più caratteristici della città. In scena, lo sapete, i più grandi marchi della moda italiana e internazionale presentano le loro nuove collezioni primavera-estate 2011. Spessore, fasto, pulizia e rigore, con il ritorno di un unico concetto chiave, il foulard. Sfila sulla passerella la nuova collezione primavera-estate 2011, firmata Etro. Someone up on that wall is just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. La dimensione nomade dell'universo di Etro si arricchisce di note postmoderne per una collezione intitolata Etropolis. Commentiamo questa sfilata di Etro, che è stata veramente molto bella, no? Entra perfettamente in questo mood, in questa tendenza nuovo, di questo nuovo romanticismo, di questo neonomadismo che sembra un po' cadenzerà, chi lo sa, comunque è quello che ci invitano a fare gli stilisti per la prossima primavera-estate. C'è questa voglia di ritorno degli anni 70, che furono quelli di grande energia, di grande libertà, di grande creatività. Era una bella sfilata dietro, perché era tutta la ripresa dell'etnico in chiave moderna. Allora hanno rifatto tutti i gioielli Burberry in chiave moderna, gli accessori li ho trovati particolarmente interessanti, oltre alle loro stampe che sono sempre iper intrigui. Qual è stato il capo che hai preferito? Guarda, devo dirti, trovo molto belle queste nuove lunghezze, queste gonne un po' gonfie in tessuti naturali leggermente arricciate. È un capo che va bene un po' per tutti, perché sulla ragazza giovane, filiforme, quale puoi essere anche te, è perfetta, portata con una blusa romantica. Su una persona un po' più grande, una donna come potrei essere io, è altrettanto giusta messa con una cintura, ma con gli accorgimenti giusti è un capo che va bene per tutti. Per quest'oggi abbiamo finito, però la settimana prossima continueremo a parlare di tante altre collezioni, dei grandi eventi, di tutto ciò che è successo durante la Milano Fashion Week. Au revoir!